Sono stato introdotto a Dio o al concetto di Dio da mia madre. Mi ricordo che avevo circa 2 o 3 anni e mi inginocchiavo vicino al mio letto. Avevamo questa piccola Bibbia piena di bellissime immagini. Ricordo Mosè che divideva il Mar Rosso, Abramo, Sansone e il re Davide che sconfiggeva Golia. Queste prime esperienze mi hanno davvero segnato. Mi chiamo Chris Cook, vivo a Londra, in Inghilterra, e in questo momento sto servendo come vescovo nella fede mormone. Un vescovo è un ministro di culto della Chiesa non retribuito. Il nome ufficiale della Chiesa è Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il soprannome Mormoni deriva dal Libro di Mormon, un libro simile alla Bibbia, e penso che il Libro di Mormon aiuti a completare il messaggio che la Bibbia condivide con il mondo. Nel 600 a.C. circa, ai tempi del profeta biblico Geremia, a un altro profeta di nome Lehi fu comandato di lasciare Gerusalemme e portare la sua famiglia nel deserto, dove avrebbero costruito un'imbarcazione e attraversato l'oceano. Arrivarono nella terra promessa, che noi conosciamo come il continente americano, dove diedero vita a una civiltà che sopravvisse per molti secoli. I figli di Lehi popolarono il paese e comunicarono di tanto in tanto con Dio. Mormon fu uno degli ultimi discendenti di questo popolo. Tutti gli scritti dei profeti furono riassunti da lui e sono conosciuti come il Libro di Mormon. Quando incontrai i missionari per la prima volta, mi mostrarono il Libro di Mormon e io mi sentii spinto a leggerlo. Ha senso che Dio continui a comunicare con noi. Sai, il fatto che Dio comunichi con me tramite i profeti e gli apostoli, mediante la lettura delle scritture, significa che Egli c'è e che è attivamente impegnato a occuparsi di me. Perciò, tutta questa esperienza mi ha cambiato la vita. Capisci? Ecco che mi è stato reso noto da un angelo che gli spiriti di tutti gli uomini, appena hanno lasciato questo corpo mortale, sì, gli spiriti di tutti gli uomini, siano essi buoni o cattivi, sono ricondotti a quel Dio che diede loro la vita. E allora avverrà che gli spiriti di coloro che sono giusti saranno ricevuti in una condizione di felicità, che è chiamata paradiso. In una condizione di pace, dove si riposeranno da tutte le loro afflizioni, da tutte le preoccupazioni e dolori. Quando ho letto queste parole, ho sentito lo spirito, e se provassi a descriverlo è stato come una sensazione di pace. La mia mente è stata illuminata e ho sentito che era vero. La Giamaica, il mio paese di origine, è un posto molto superstizioso, è qualcosa di davvero spiacevole contemplare la morte. Questo versetto mi fa notare che è una parte del piano di Dio. Esiste un posto preparato per coloro che muoiono e io sono felice di essere riuscito a ottenere questa conoscenza e devo ringraziare il Libro di Mormon e l'esperienza a esso connessa. Ed egli andrà, soffrendo pene, afflizioni e tentazioni di ogni specie, e ciò affinché si possa adempiere la parola che dice: egli prenderà su di sé le pene e le malattie del suo popolo. E prenderà su di sé la morte per poter sciogliere i legami della morte che legano il suo popolo. E prenderà su di sé le loro infermità affinché le sue viscere possano essere piene di misericordia secondo la carne, affinché egli possa conoscere secondo la carne come soccorrere il suo popolo nelle loro infermità. Questo passo delle scritture dice che Gesù Cristo ha preso su di sé le mie infermità, i miei dolori, le mie prove, cosa che gli permette di capirmi meglio. Ho letto questo versetto e mi ha davvero toccato. Mi ha fatto desiderare di essere una brava persona. Mi ha lasciato con la sensazione di non voler più fare qualcosa di brutto per il resto della mia vita. E quando riceverete queste cose, vorrei esortarvi a domandare a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se queste cose non sono vere. E se lo chiederete con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà la verità mediante il potere dello Spirito Santo. E mediante il potere dello Spirito Santo, voi potrete conoscere la verità di ogni cosa. Devo ammettere di essere giunto a conoscere la veridicità del Libro di Mormon un po' alla volta, grazie a piccole esperienze disseminate qua e là tra le sue pagine, e sempre accompagnato dallo Spirito Santo. La cosa che il Libro di Mormon ha cambiato maggiormente in me è che mi ha riempito con il desiderio di diventare più simile a Gesù Cristo. Quello che fa il Libro di Mormon è farmi avere la voglia di condividerlo con tutti coloro che incontro per strada. Voglio che questo libro riempia il mondo.